Siamo qui con il signor Iannella, amministratore della ICOM, e l'architetto Sgariglia che lavora per l'azienda. Signor Iannella, ci può parlare brevemente della sua azienda? Allora, la nostra è un'azienda che nasce nel settembre 2007. Abbiamo realizzato una struttura competitiva ed attrezzata per costruire tutto all'interno della nostra azienda. Infatti partiamo dalla progettazione fino alla realizzazione dell'imbarcazione completa. Oltre a questo poi abbiamo un reparto di falegnameria attrezzato per fare anche i mobili interni e un reparto di officina, oltre alla tappezzeria e tutto il resto che serve. Quindi dall'inizio alla fine riusciamo a fare tutto all'interno. Siamo in una struttura di 8.000 metri coperti e le imbarcazioni che stiamo già producendo, che sono due prototipi, sono l'ICOM 45 e l'ICOM 60. Sono due imbarcazioni a motore da 45 e 60 piedi. Si tratta appunto di una rivisitazione del classico open sportivo, sì. Diciamo in chiave moderna. Sì. Cioè praticamente sono provvisti di hard top a entrambe le imbarcazioni, hanno diciamo dei comfort che non esistono e non esistevano sui classici open. Ovviamente le imbarcazioni sono del tipo custom, quindi personalizzabili in tutto e per tutto, sia dalle motorizzazioni sia alla predisposizione degli interni. Perfetto, ringraziando l'amministratore Iannella e l'architetto Sgariglia, sì. Cristiano Lucchini per Motors Magazine dal Nautic Sud. Arrivederci.